Bentornati cari amici, nel tutorial di oggi andremo a scoprire come eliminare facilmente lo sfondo in un video, il tutto senza costosi programmi e senza difficili operazioni. Grazie a questa guida potrete creare dei video montaggi stupendi utilizzando una qualsiasi app di editing che supporti i livelli e le GIF. Allora, siete pronti? Sigla! Partiamo subito. Da un qualsiasi browser rechiamoci su www.onscreen.com e premendo su Upload Clip potremo caricare un qualsiasi video dalla nostra galleria. Questo sito offre questo servizio gratuitamente e andrà a effettuare tutta l'operazione in automatico. E mentre Onscreen mi sta scontornando, potete vedere a destra com'era il video originale. Vi ricordo che Onscreen nella versione gratuita converte fino a 5 secondi di video e lascia un watermark nella parte in basso a destra, ma non è un problema in nessun caso, dato che nessuno ci vieta di dividere il video in più parti da 5 secondi e posizionare il risultato in modo da non far vedere il watermark, come farò tra un minuto. Allora, non appena l'operazione è stata completata, cliccando su download a destra, scaricheremo il file. Onscreen salva in automatico nel formato GIF, ma premendo sul cursore a fianco alla parola download avremmo potuto utilizzare anche altri formati. Ed ora finalmente è arrivato il momento di fare il videomontaggio. Come vi dicevo nell'introduzione, avremo bisogno di un'app che supporta i livelli e le GIF, come KineMaster e VivaCut, che andrò ad aprire. Premiamo su Creare per iniziare un nuovo progetto e scegliamo un video che sarà la base della nostra creazione. In seguito clicchiamo su Sovrapponi in basso e spostandoci nella sezione Immagini utilizziamo la GIF creata con Onscreen. Posizioniamola sul video o la foto di base leggermente più in basso in modo da coprire il watermark. Potremmo poi effettuare tutte le altre operazioni di editing per migliorare il video, come per esempio eliminare le parti in eccesso con il comando dividi. Premendo poi su Elimina, le cancelleremo del tutto. Possiamo aggiungere altri elementi in sovrapposizione, applicare filtri e regolare parametri, ed una volta completate tutte le modifiche, possiamo salvare il video premendo in alto a destra su Esporta. Ed ecco il risultato finale. Ed anche per oggi è tutto. Spero come sempre che questa guida vi sia stata utile e di essermi meritato un like. Io vi aspetto nel prossimo tutorial. Ciao!